Amici di Formula Italian Team, buonasera e benvenuti all'inizio di una nuova stagione di Project Cars 2. Erano mancati da un po' i ragazzi che si cimentano su Project Cars 2 all'interno di Formula Italian Team, ma sono tornati. BMW Historic Championship, con i piloti che si cimentano a bordo della BMW M3, la storica BMW M3 prodotta dal 1987 al 1992 e che ha poi dato il via a quelle che sono state le grandi vetture M di casa BMW, che conosciamo tuttora per le loro prestazioni davvero seconde a pochi al mondo. A fianco a me, in cabina di commento, a farmi compagnia nella gara di questa sera, abbiamo un ospite che per quanto riguarda Formula 1 è un abitué, ma stasera torna a farmi compagnia, Jacopo Rochita. Ciao Luca e buonasera a tutti e buona gara. E allora andiamo subito a raccontare un pochettino quella che è la il format di questo campionato. 6 gare con tutte le gare da 40 minuti e una gara finale a Imola, l'ultima del campionato Endurance da un'ora. Soprattutto da spiegare quello che sarà il format delle qualifiche, il format della Super Bowl, con i piloti che usciranno a scaglioni dai box a batterie da 4. Oggi la prima batteria sarà da 3 perché c'è un'assenza, sono in 11 e quindi scenderanno in pista per un solo giro, un po' come succedeva nella Formula 1 del 2005, in quel periodo insomma. E scenderanno in pista appunto per un solo passaggio cronometrato e lì starà insomma la loro abilità di riuscire a infilare il giro perfetto in un solo tentativo. Pit stop obbligato in gara, gara come detto da 40 minuti e quindi ora finiscono le prove libere fra poco, mentre questi sono i risultati finali della sessione di prove libere. Attenzione Jacopo, perché là davanti, almeno l'abbiamo visto anche durante il periodo non collegato tra Crick, Billy e Crick, potrebbe essere una qualifica molto stuzzicante. Sì, molto molto vicine, diciamo che in questo momento i valori sembrano essere un po' diciamo a scaglioni anche loro. Abbiamo i primi tre molto veloci, un secondo pacchetto di mischia molto vicino tra di loro e anche c'è poi un terzi fanalini di coda, anche loro molto vicini. Quindi in questo momento sono anche prove per vedere un po' di passo gara, un po' di qualifica, qualcuno si è nascosto, adesso vediamo perché abbiamo la Super Bowl e vediamo un po' chi è già messo meglio per il giro secco. E allora vedremo, non sappiamo ufficialmente qual è il primo triello che scenderà in pista, i piloti scenderanno in pista 15 secondi l'uno dall'altro, quindi batterie da 4, 15 secondi, primo a scendere in pista, Sanna di 386. Quindi diciamo tempo di riferimento sul 43 medio-basso per la pole, Jacopo, probabilmente. Almeno credo che i piloti si siano già cimentati in dei giri di qualifica in queste prove libere. Sì, un 43 medio-basso potrebbe essere la pole, anche un 42. La cosa che vi dicevano i piloti era che facevano tanta fatica nel far scaldare la gomma e che sarebbe stato importantissimo il giro d'uscita che stanno facendo adesso, perché la gomma ci mette tanto ad entrare in temperatura e quindi diciamo che la pole potrebbe essere anche un filino più lenta di quanto abbiamo visto adesso nelle prove, perché nelle prove comunque hanno fatto più giri consecutivi. Comunque i primi quattro che sono partono da Sanna, poi c'è Billy Joe, AM17 e Mr. Chris. Quindi questi sono i primi quattro. Subito uno dei favoriti per la pole, Billy Joe in pista, il secondo della prima batteria. Vedremo un po' quelli che saranno i risultati. Purtroppo il cronometro non ci dà una grande mano su Project Cars 2 perché non possiamo vedere gli intertempi in tempo reale, ma vedremo un pochettino anche visivamente quelli che saranno i giri dei piloti per capire un pochettino chi riuscirà a mettere insieme il giro migliore. Sanna D 386, il primo pilota a iniziare il primo giro di qualifica di questo ritorno di Project Cars 2 con questo BMW M3 Historic Championship. Va sul traguardo. E allora andiamo anche un po' a vedere il giro dell'Auton Park. Ricordiamo che è una pista praticamente a stampo motociclistico, molto stretta, molto diciamo vecchio stampo, caratteristica soprattutto nelle competizioni inglesi, è subito caratterizzato da grandissimi sali scendi, un primo tratto molto veloce, due curvoni molto veloci che ci portano praticamente alla fine del primo settore.
Domanda, la Master quando c'è? La Master, questa era la grande domanda di qualche anno fa, ma a parte questo, la Master torna giovedì prossimo, mentre questo giovedì e questo venerdì c'è questa gara con Project Cars 2, per poi darci anche noi alla pausa pasquale. Parlavamo del circuito, Jacopo. Sì, dopo questo primo tratto molto molto veloce con curvoni in appoggio, entriamo nella seconda parte molto più tecnica, con delle chicane che frappongono il rettilineo più lungo dell'Autumn Park. Abbiamo superato la prima chicana, adesso entriamo nella seconda molto più complicata, perché è un destra-sinistra-destra molto difficile da raccordare, nella quale per ora Sanna sta facendo molto bene, molto pulite le sue traiettorie. E ci immergiamo nell'ultimo tratto, che sostanzialmente sono caratterizzate da due curve però molto particolari, molto diverse fra di loro. Questa, la prima che sta per arrivare Sanna, molto lunga verso destra, nella quale la parte sinistra della vettura viene messa sotto pressione, dove il posteriore tende leggermente a partire. Poi arriveremo quando Sanna arriverà all'ultima curva, che è molto difficile perché è anche in contropendenza, visto che c'è un grossissimo saliscendi. Eccolo qua, l'ultima curva che poi ci innesca sul traguardo dell'Autumn Park. Chiude i 4 km e 307 metri Sanna, che chiude in 1:48:01, un tempo decisamente alto. Ma sta arrivando Billy Joe, uno dei grandi favoriti. Mamma mia, che traverso! Non so se è stato così conveniente, perché al centro curva era ancora di traverso, non ho potuto mettere giù il gas in maniera ottimale. Ma fa un ottimo 43.741. E allora vediamo Mr. Chris, che nella anche parte finale del tracciato. Sta arrivando nella parte finale del tracciato. AM purtroppo è dovuto rientrare in box, quindi un errore per lui. E attenzione, perché questo costerà la partenza dal fondo per il pilota che purtroppo non è riuscito a concludere il giro, mentre Mr. Chris va sul traguardo stampando 1:44:09, e quindi per ora Billy Joe è in testa alla classifica con circa un secondo di vantaggio, 1.2 secondi di vantaggio su Mr. X e 4 secondi su Sanna. Come abbiamo visto, Luca, molto difficile il giro della Super Pole, proprio perché le gomme fanno fatica a scaldarsi. Eh sì, le gomme fanno fatica a scaldarsi. Non so fino a che punto i piloti hanno scelto magari di abbassare le pressioni e magari cercare appunto di abbassare le pressioni per avere una buona prestazione sul giro secco, gestendo poi la temperatura delle gomme in gara, perché ricordiamo che queste vetture non hanno termocoperte, quindi quando vanno ad uscire dai box la gomma è da scaldare da zero, è ghiaccio puro. Intanto è arrivato a farci compagnia anche M. Congiu in chat. Buonasera ragazzi, Autumn Park una favola. Tra l'altro, tra le curiosità di Autumn Park, la pista originariamente era un campo di addestramento usato dalle truppe statunitensi nel periodo precedente allo sbarco in Normandia, quindi un contesto non solo della pista, ma una pista nata nell'ambiente di un contesto storico clamorosamente importante a livello proprio storico, cioè leggendario quasi, dello sbarco in Normandia è storia pura. Ma un po' tante piste comunque sono nate da lì, anche per esempio Silverstone, comunque, che è un vecchio aeroporto inglese, comunque anche lì si facevano riferimenti militari soprattutto per la seconda guerra mondiale, quindi tanta storia all'interno dei circuiti. La storia comunque anche in Italia noi ce l'abbiamo di questo tipo, anche per esempio Monza o altri contesti, dove ovviamente non per tanto per guerre mondiali, ma proprio per fatto storico. Ma questo comunque ci fa anche capire come gli inglesi sono molto tradizionalisti, perché è una pista che è cambiata veramente poco nel corso del tempo, Autumn Park, e fa parte di una schiera di altre piste storiche inglesi, come anche Snetterton, Thruxton, tutte piste leggendarie nel suolo britannico. Come scordarci anche Brenzecce addirittura. Nel frattempo in grafica vediamo Chris Sotto all'interno del nostro mosaico. Nel frattempo si sta lanciando Grava 30 per il suo giro veloce. Chris è un po' assonnato, probabilmente l'ultima batteria pagherà la pagherà. Oppure potrebbe essere anche a suo favore, perché comunque ogni pilota che passa comunque gomma di più la gomma. Cioè, scusatemi, gomma di più l'asfalto. Sì. E quindi diciamo che poi gli ultimi che scenderanno in pista possono essere quelli più avvantaggiati.
E allora vediamo il giro di grava 30. Tempo da battere in questo momento è quello di Billy Joe in un primo 43 secondi, 741 millesimi, con un secondo 256 millesimi di vantaggio nei confronti di Mr. Cree, che è in seconda posizione davanti a Sanna, mentre nella prima batteria AM è stato forzato, costretto ad abbandonare il suo tentativo a causa di un errore, quindi si presenterà sulla griglia di partenza senza un riferimento cronometrato. Non male alla chicane grava, ho visto una bella traiettoria, macchina bella dritta, non scomposta, potrebbe essere indice di un buon riferimento cronometrico, lo scopriremo sul traguardo. Molto aggressivo, sì, è stato grava, qui leggermente lungo, infatti ha fatto fatica nel cambio di direzione, la macchina ha cominciato a scodare, anche perché queste macchine sono difficilissime da portare al limite e soprattutto si fa, è molto facile superarlo questo limite. Comunque il pilota della BMW motorizzata Jeske, non male in questo momento, sembra, a livello proprio visivo. Sì, vediamo un po' se il cronometro, decisione alla chicane potrebbe costare, però vediamo se la nostra impressione sarà confermata dal cronometro alla fine del giro. Ultima curva per grava. La che esce Lodge bene. Corner in 1:44,7, ruba la seconda posizione a Mr. Kiri e si mette in provvisoria prima fila. Shigasaki in controsterzo alla Lodge, sfruttato tutto, mamma mia. Vediamo se riesce a rubare la seconda posizione a grava, non ce la fa, invece si ferma a 1:45,3, a un secondo e mezzo da Billy Joe, alle spalle anche di Mr. Kiri, e sta arrivando ex Dr. House 75. Affronta con i fanali, Bridge con i fanali completamente accesi, lo vederci vedo meglio. Lui lo vedo un pochettino più indeciso. Intanto ci siamo persi la pole di Chris. C'è stata la posta di Cree in 1:42,938. È il primo pilota a scendere sotto il muro dell'1:43. Torniamo al discorso che facevamo in precedenza, se consideriamo anche che è un giro secco con una gomma che va completamente scaldata da zero perché non ci sono le termocoperte, è un gran giro. Sì, un gran giro perché è l'unico che ha battuto praticamente i tempi della prova libera, perché tutti gli altri invece non sono riusciti a battere i propri tempi durante la prova libera. Questo significa che Cree ha trovato un ottimo bilanciamento per scaldare la gomma e potrebbe essere interessante questo soprattutto nella tornata del pit stop, quando i piloti rientreranno, perché a inizio gara, se non ero da partenza, comunque i piloti hanno già le coperture calde, mentre le box hanno le coperture molto più fredde, quindi questa prestazione potrebbe far veramente la differenza quando i piloti poi dopo monteranno gomma nuova in gara. E allora vediamo ora terza e ultima batteria di piloti. Crisotto per le danze, poi Kuntra sarà il secondo a scendere in pista, arriva Crick 73 VTA, uno degli altri grandi protagonisti, l'abbiamo visto molto in palla nelle prove libere, Jacopo. Sì, molto in palla, era lui, Billy Joe e Cree che erano stati più veloci nelle prove e adesso vediamo un po' se il buon Cree riuscirà a strappare la pole position a Cree, soprattutto considerando il fatto che la gommatura della pista sta aumentando sempre di più, quindi probabilmente possono trarre veramente un buon beneficio questi ultimi tre piloti. Vediamo allora quindi quello che sarà il riscontro cronometrico di questi piloti che scendono appunto in pista per ultimi. Dovrebbero essere i più avvantaggiati da questo punto di vista a poter trarre il meglio dal tracciato. Vedremo se però riusciranno anche a trarre il meglio dalle gomme. Sì, è anche un metodo molto diverso su come scaldarle, perché per esempio adesso stiamo guardando Chris che sta andando molto tranquillo nel cercare di portare le gomme in temperatura, mentre prima abbiamo visto ad esempio grava, se non erro, andare molto veloce nel giro di uscita. Quindi due metodi diversi nello scaldare le gomme e quindi vediamo un po' chi avrà ragione. Sta per partire il pilota numero 45 per il giro di qualificazione. E allora via, mettere sull'asfalto i 360 cavalli della M3E30. Tra l'altro una vettura che conta nella realtà vittorie nel DTM nel 1987 con Eric Van de Poel e nel 1989 con Roberto Lavaglia.
al BTCC nell'88 con Frank Sinter e nel 1991 con Willie Hoy, ha vinto anche tra l'87 e il 91 nel campionato italiano Super Turismo con Michele Di Gioia, Johnny Ceccotto e ancora con Roberto Ravaglia, vittorie sempre con Ravaglia nell'87 anche nel campionato del mondo turismo e nell'ETCC. Insomma, Ravaglia con questa macchina sapeva il fatto suo. Sì, diciamo che Ravaglia è stato uno dei pionieri di casa BMW, soprattutto BMW Italia, nelle corse del super turismo italiano, che all'epoca poi fece il boom in questi anni proprio con queste vetture. Quindi possiamo annoverare Ravaglia come uno dei capisaldi dei piloti BMW. Per quanto riguarda questa qualifica, ti sottolineo già che Kuntra ha avuto, mi sembra, qualche problema, perché ho visto rientrare i box e adesso uscire. Non so se è un problema grafico. Chris pure, oh, Chris anche lui abbandona e quindi rimane solamente Crick. Rimane solo Crick, ma non male, era entrato leggermente largo, ma è riuscito a richiamare subito la macchina per la Hislop, questo è il nome della chicane, poi Kinkerbock, rettilineo del City Hall per andare poi verso la curva dei druidi, la Druid's Corner, questa doppia destra per poi lanciarsi sul Warwick Bridge e la Lodge Corner che chiude il tracciato. Si è mosso tantissimo al posteriore. Mamma che controllo, ho la sensazione che abbia comunque cercato di tenere giù tutto il gas tirando via lo sterzo, perché non voleva perdere nulla. Attenzione, perché lì bisogna stare molto vicini alla linea bianca, perché il gioco è molto severo. Vediamo il riferimento di Crick. Ed è sesto. Wow, che brutto giro da parte di Crick. 45-7, era uno dei piloti più in palla nelle prove libere. Scatterà solo dalla sesta casella. Almeno da quello che abbiamo visto, direi un giro decisamente al di sotto dello standard. Sì, si muoveva tantissimo con la parte posteriore della vettura, evidentemente non ha portato bene a temperatura le gomme posteriori, perché la macchina ogni volta che era in appoggio si muoveva tantissimo, traslava tantissimo e questo gli faceva perdere un sacco di tempo. Ovviamente la macchina rimaneva sul punto e non andava in avanti, no? Come succede anche quasi come nelle moto, no? Quando comincia a fare lo spin non riesci più a fare percorrenza. E in tutto questo andiamo a vedere pure i settori per capire un po' la differenza. La differenza che ha fatto Cree è stato soprattutto nel T1 e nel T3, dove ha dato praticamente più di 3 decimi al primo pilota più vicino a sé. Il T1 davvero molto molto forte da parte di Cree. L'unico che è riuscito però a stare vicino nel T1 è stato Billy Joe, perché tra l'altro Cree è stato anche l'unico a scendere sotto il muro del 38 nel secondo settore con 37,9, 38,007 per Billy Joe. Nell'ultimo settore ha perso un altro decimino, 2 Billy Joe, ma anzi no, quasi 3. E fondamentalmente T1 e T3 sono stati quelli critici per Billy Joe. Sì, T1 e T3, ma soprattutto credo che più che critici per Billy Joe, stratosferici per Cree, perché è stato veramente fenomenale. Siamo già in partenza, quindi manca veramente poco al via del Gran Premio, Luca. Allora, Jacopo, qua la buttiamo un pochettino in caciara. Voglio prima sentire il tuo pronostico. Ma io vado col Pullman, che mi è sembrato molto molto forte in tutti i punti della pista. Io sarei stato della tua idea, ma dico Billy Joe proprio perché volevo cambiare un pochettino. Nel frattempo vediamo Cree che sta discutendo probabilmente con i suoi compagni di avventure, anche il suo compagno di squadra, in attesa di questa partenza. Tra poco semafori verdi per il via della gara. Sì, un Chris che parte nono, quindi sicuramente un qualcosa a livello strategico per cercare di recuperare dal fondo. Saremo curiosi anche di AM e Kuntra, che non l'abbiamo visto nel giro secco, per capire se hanno passo anche loro potenzialmente per stare nella lotta del podio. Quindi è ovviamente la prima gara, i piloti cercheranno sicuramente di fare il miglior risultato, ma ovviamente non vogliono rovinare tutto, perché comunque ogni punto è fondamentale. 26 giri previsti qui sul circuito di Holton Park per una distanza totale di gara, come dicevo in precedenza, di circa 40 minuti. Una pista che appunto si percorre con queste vetture sul passo, che a questo punto vedremo quale sarà. Dovrebbe essere, credo, almeno un paio di secondi più lento della qualifica. Questa è anche la curiosità.
Credo Luca sul 43, 43 alto, Quindi come 43 la medio qualifica? potrebbe essere il passo. Sì, perché comunque Luca abbiamo visto che le gomme facevano fatica a scaldarsi, però poi dopo, man mano che passano i giri, hai prestazione. E allora eccoci pronti per la partenza con le vetture che sono in griglia di partenza, i motori che si accendono per il primo appuntamento, le luci che stanno per spegnersi e diventare verdi! Partono le vetture! E allora attenzione perché è rimasto Oh! qualcuno al palo, credo Shigasaki. Ottima partenza di Cree, Brava! brutta partenza per Billy Joe che se la deve vedere con Grava in curva 1. E Poi. allora attenzione perché Billy probabilmente sa che non deve perdere questa posizione. Grava però è nella posizione interna, quella più favorevole. Alla fine si prende la seconda posizione. Chris è partito via, Cree, mentre dietro c'è un gruppo compattissimo con dietro Mamma anche, mia. vedo Shigasaki in E lotta. c'è anche Oh, Ashikasaki che va a lungo. Era all'esterno, non è riuscito a tenere il controllo della vettura. Rientra in pista. In penultima posizione c'è cioè solo Crisotto alle sue spalle. mentre da davanti Cree è volato via con Grava secondo che sta tenendo Billy Joe alle sue spalle e Crick subito dietro, quindi anche Crick ha fatto una buona partenza. Dietro sembra tutto regolare con i due compagni di squadra, Dr. House e AM, che sono vicini tra di loro, che stanno cercando di ricucire sul gruppo là davanti. E quindi Krieger va subito a costruire uno strappo importante di 2 secondi e mezzo nei confronti del gruppo. E potrebbe essere già uno strappo decisivo al netto di errori, ma ovviamente non dimentichiamolo, la gara è lunga, mai dire mai. 2 secondi e 7, continua a crescere il margine Sta volando. leader della gara. Sta davvero facendo un primo giro strepitoso che però, ripetiamolo, ha costruito praticamente tutto in partenza. Nel frattempo Billy Joe ha cercato in tutti i modi di non perdere la posizione nei confronti di Grava. È molto vicino e molto minaccioso, ma sono abbastanza sicuro che in questo momento non si sta mettendo nella condizione di poter fare il suo passo. Vediamo se attacca Oh! perché Grava esce male e infatti Grava va in Vai box. box. Ma Vai forse box, allora sfrutta una andiamo. sosta subito o hanno avuto un Sì. drive-thru. Non lo so, vai box pure Cree. Pure Cree è andato in box, quindi anche lui drive-thru. Perché li avevo visti partire troppo presto, ecco perché io avevo il dubbio di questo drive-thru. Non Tanti drive-thru. so se puoi verificare dalla direzione gara. Per ora non mi era stato detto nulla, infatti non dicevo nulla. Evidentemente è stato un drive-thru. Sì, è un drive-thru, confermo, drive-thru per praticamente quattro piloti: Chris, Grava, M e Kuntra. Quindi loro quattro hanno avuto il drive-thru e quindi in testa alla classifica è Billy Joe davanti a Crick. Davanti a Crick, quindi allora devo dirti la verità. Avevo avuto subito il sospetto che ci fossero state delle vetture che si erano mosse troppo in anticipo, ma avevo confidato nella possibilità che fossero le sincronizzazioni visiva, e invece no. E invece no, invece no. Questo addirittura adesso ha spaccato ulteriormente la gara perché abbiamo tutti i piloti molto distanti tra di loro. In terza posizione abbiamo Mr. Crisit, poi Dr. House e Shigasaki nei primi 5, con Cree che in questo momento è in sesta posizione e sta cercando di recuperare dal drive-thru. E allora vedremo, ricordiamo che i piloti comunque hanno per regolamento da effettuare una sosta obbligatoria, mentre davanti Billy Joe comunque si vede alle sue spalle Crick che sembra un pochettino più pimpante in questo inizio di gara. Sì, molto più aggressivo il pilota con lo sponsor Jetski, che adesso sta cercando ovviamente di Wow. andare molto molto vicino alla vettura che precede, sfruttando un po' di tutto. Occhio però, perché si possono prendere anche degli avvisi e delle eventuali penalità. E a proposito di penalità, ricordiamo che il limite massimo prima del drive-thru concesso dalla direzione gara è di 10 avvisi, al decimo avviso si riceve il drive-thru. Battaglia anche per il quarto posto con Shigasaki molto vicino. Ovviamente adesso ci sono un po' di lotte, ma soprattutto tanti piloti che sono un po' sparpagliati per il circuito. Mano a mano andremo a vedere Luca anche più o meno come stanno andando. Là davanti comunque i tempi subito 43,7 per Cree contro il 44,0 di Billy Joe. Subito un ritmo fortissimo in posto dei primi due. Box per Sanna che infatti viene scavalcato da Cree che sale in ottava posizione. E invece Ah, per lui è proprio una contatto, eh. sosta. Ah, mamma mia, il cofano! Infatti, completamente divelto.
e quindi un contatto molto importante che ha creato dei danni che stavano sicuramente portando una perdita di velocità, una perdita prestazionale sulla vettura di Sanna, che quindi vede la sua gara abbastanza compromessa. Billy, oh, attenzione! Ha rischiato di girarsi, alla fine torna in pista ma perde la posizione nei confronti di Crick che va al comando. Stavo proprio per dire che Billy Joe sembrava aver preso un leggero distacco nei confronti di Crick, che prima sembrava un pochettino più minaccioso, ma non si è potuto distrarre neanche un secondo ed è arrivato l'errore, ha perso il sovrasterzo. E Luca, possiamo dire quanto è difficile guidare queste vetture. Vediamo tanti piloti muoversi con le proprie posteriori, sintomo anche che secondo me le temperature delle gomme non sono proprio ancora molto molto adatte, perché vediamo tanti perdite di posteriore, macchine molto nervose, 44-1 per Crick che sta cercando di andare via, un secondo di vantaggio su Billy. Due secondi più forte di Mr. Crick, che ha girato in 46-1 in questo passaggio. La curiosità sarà andare a vedere il passo di Crida da lì in fondo. 44-6, sì, in sesta posizione, 44-6, secondo pilota più veloce in pista, sta andando alla caccia di Dr. House che ha fatto un errore, 48.9, scavalcato da Shigasaki. Quindi Crick ora è a... oh mamma mia, mi sembra strano. Un secondo. Un secondo, sì. Circa un secondo da Dr. House, infatti le immagini sono su di lui perché sta andando a riprendere il pilota davanti a sé. Dovrebbero essere AM il più davanti, o sbaglio? No, dottor House. No, è dottor House, dottor House, eccolo qua. Giusto. Già l'ha preso, Luca. Molto vicino, ovviamente, Chris sta facendo valere il suo maggior passo gara. Dietro in decima posizione Luca, Kuntra ha fatto 44-4, anche lui è ottimo ritmo, però è molto molto attardato. 44-9 Grava, 44-6 Crick, quindi Grava, insomma, al netto degli errori i piloti stanno comunque facendo vedere un buon passo gara. Intanto Sbinno TTV, salve, sono il Dottor House. Errore. Certo, Sbinno, che però io ti voglio bene, ma appena sei arrivato in diretta, subito un errore di qualcuno, io non vorrei dire nulla. Nel frattempo ringraziamo Alessandro Luca per il follow e ringraziamo per il follow anche Draemon, ex Dottor House 75 e Motorino 46. Tanto Luca davanti 43-7, 43-8, wow. Non si mollano, addirittura mi sembra che ha sbagliato Cree, perché si è riavvicinato di colpo Billy Joe a mezzo secondo. Eh sì, Billy Joe si è avvicinato, quindi insomma è una gara tutt'altro che banale, siamo solamente alle prime fasi nel corso del giro numero 5 dei 26 totali previsti qui sul circuito inglese di Holton Park, che ospita il primo appuntamento del BMW M3 Historic Championship 2022. Wow, che salto sul cordolo! Ricordiamo anche, Luca, che c'è il pit stop obbligatorio, quindi bisognerà capire quando rientreranno i piloti là davanti, perché potrebbe essere una fase molto delicata del GP. Assolutamente sì. 44-4 Shigasaki nell'ultimo passaggio, 44-9 per Cree. Crick, intanto, se non ricordo male, il segnale rosso dovrebbe essere un avviso per limiti del tracciato, non so se mi puoi dare delle situazioni in merito. Sì, diciamo che quando compare i segnali rossi significa che sono al limite per quanto riguarda i tagli, sì. Quindi devono stare anche attenti da questo punto di vista. Mentre dietro sto vedendo Shigasaki molto veloce, si è riagganciato adesso anche al pilota in terza posizione, ovvero Mr. Crisit, e anche loro sono molto vicini, quindi diciamo che c'è una doppia battaglia adesso. 43-9 di Billy l'ultimo passaggio. Continuano a girare sul 43 alto lì davanti. Errore di Mr. Crisit sull'erba. E perde la e posizione. Passa Shiga, che ricordiamolo è, se non vado errato, il compagno di squadra di Cree.
adesso ti vado. Sì, infatti c'è cioè, Shigasaki terzo e Kri quinto che sta arrivando, 44,2 per lui, occhio perché sta andando molto veloce. Gira sul passo dei primi, non lontano davanti, sono un pelino più veloci perché stanno andando sul 43 basso e stanno andando sul 43 alto, mentre Kri sta andando sul 44,2, 44,3, 44,4, insomma si tiene sul medio basso. Occhio ovviamente anche agli avvisi, massima attenzione. Billy Joe ha commesso un errore molto grave, era a mezzo secondo, adesso è a 3 secondi dal pilota leader della gara. 3 secondi sono tantini, anche perché sicuramente il prossimo giro cronometrato ci dirà qualcosa in merito. Peccato perché Billy Joe ha fatto già un paio di errori. Insomma, iniziamo a essere al sesto giro, la teoria della gomma fredda inizia ad abbandonare. Sì. Sicuramente è anche molto al limite, perché Creek davanti non sta imponendo un ritmo lento, anzi, molto molto sostenuto. Adesso andiamo a vedere il passaggio del traguardo per capire anche un po' i tempi. Luca 44,1, comunque sempre costante, un martello, sempre 47,3. Lì. 47,3. Per Billy Joe. Shigasaki invece vediamo, era 44,8 il passaggio precedente, si conferma sul 45,0, arriva quasi un 47 per Mr. Kri, arriva un 45,3 per Kri invece, non un super giro. No, comunque è molto difficile tenere un ritmo costante con queste macchine, stiamo capendo dai vari passaggi che magari un giro ti viene bene, poi un altro giro invece fai un errore, perdi ritmo. È molto molto difficile. Dietro c'è un Kuntra scatenato che nell'ultimo giro ha fatto fare 43,7, adesso 44,6. Sta cercando di recuperare. È un bel danno Kuntra, eh. Eh sì, con un bel danno. E comunque fare quei tempi con quel danno lì è tanta roba, Assolutamente sì, anche perché è un discreto danno, solitamente a livello prestazionale riesce a penalizzarti abbastanza solitamente questo danno. E intanto Alessandro Luca Boacr, allora, per comunicare la presenza assenza semplicemente sul forum nel topic dedicato alla gara. Intanto Luca sta rientrando di nuovo, ha già recuperato mezzo secondo. Sì, e ti segnalo anche che Mr. Krizit sta vicino a Shigasaki, quindi sta prendendo di nuovo ritmo e sta cercando di riaccappare il podio che è rappresentato dal pilota davanti a sé. Alza un po' di terra Mr. Krizit all'uscita dalla Druids. Nel frattempo 45,0 di Creek per 44,0 di Billy Joe, guadagna un secondo tonno in questo passaggio. Shigasaki 45,8, 45,6 per Mr. Kri, 44,5 per Kri. E quindi si sta formando un terzetto, tra qualche giro. E occhio perché siamo all'ottavo di 26, passato un terzo di gara e siamo vicini alla sosta, quindi anche per i piloti adesso l'importante è capire esattamente quando rientrare e soprattutto capire se l'undercut viene meglio rispetto all'overcut o viceversa. Intanto salutiamo Matti 996 Sbino TV. Si sa che Mr. Kri in realtà è Mr. Krive. Adesso abbiamo capito perché si è ritirato o comunque nelle ultime gare di F1 era desaparecido. È tornato dietro al vecchio amore. Dietro Kuntra sta girando ancora in 44, è l'unico che costantemente lo vedo sul 44, quindi un ottimo passo per Kuntra. Chris 45,7, M 45,9, quindi diciamo che i passi sono più o meno tutti lì, Poi varia da un giro in più un giro in meno a seconda degli errori dei piloti. Mi sembra però, Luca, che tutti i piloti sono più o meno allineati sullo stesso ritmo. Si stanno allineando. Vedi, Billy Joe ancora qualche decimino recuperato nei confronti di Kri in questo passaggio. Vediamo come chiude l'ottavo giro. Oh, che rischio Kri. E qua ha perso qualcosa, credo, Kri in 44,9 per 44,5 di Billy, che recupera altri 4 decimi di secondo e 2 secondi ora netti fra Creek e Billy Joe.
Sì, 45-0 per Shigasaki, 45-0 per Mr. Krizit, 44-8 per Kree. Quindi, dietro, davanti invece c'è un errore di un doppiato. No, è Sanna. Sanna. Mamma mia, quella macchina. Non una gara felice per Kundra e Sanna, perché sono entrambi in fondo quasi. Sì, con macchina completamente distrutta per Sanna. Chris pure ha fatto un errore, perché è stato scavalcato da Kundra ed è passato in decima posizione. E allora, perché non andiamo in onboard con Chris, che abbiamo la driver cam, Jacopo? Ah, con Chris, allora subito, andiamo subito nell'abitacolo del pilota. Eccolo qua. Apprezziamo un po' di guida ad Holton Park. Sistema il sedile e via. Sul volume! Fermo con lo sterzo, e soprattutto molto molto preciso, anche perché credo che abbia il pilota davanti a sé come punto di riferimento, quindi hai voglia di andarlo a prendere. Leggero controllo, infatti quando è andato a richiamare la vettura dentro stava perdendo il posteriore e ha dovuto controsterzare. E andiamo a vedere proprio le ultime due curve, perché soprattutto l'ultima curva abbiamo visto tanti traversi, proprio andiamo a capire perché la difficoltà di quei traversi. Tutto sommato pulito, vediamo. Fondamentalmente la sconnessione, il fatto che entra in discesa, poi si rialza in mezzo e poi riscende. Mamma mia! Eccolo lì! Che rischio! Era uscito bene, poi il gas lo ha tradito di colpo. Attenzione, perché davanti Billy Joe si è avvicinato, 1.4, 43.8. È l'unico pilota che sta girando sul 43 negli ultimi passaggi. 44.5 per Crick, 43.8 per Billy Joe. Billy Joe, ricordiamo, tra l'altro, vecchia conoscenza dei campionati di Formula Italian Team, campione Sport League del 2015, mio compagno in Master League del 2016, quindi insomma è una piacevole riscoperta. L'ala pare verdognola per quel pilota, dipende quale. Credo che si riferivano a Sanna quando hanno visto il paraurti leggermente schiacciato. Crea attenzione su Mr. Krizit. È arrivato. È acceso le luci per dire salve, sono qui e voglio passare. Subito interno. Attenzione, perché è affiancato, ma qua serve una bella staccata. Vediamo se riesce. Attenzione. Ancora. La stava quasi per perdere. Allora arrivano ancora affiancati a curva 1. Alla Old Hall, mamma mia che bello! Dentro! E alla fine riesce a prendersi il sorpasso Kree nei confronti di Mr. Chris. Si prende la quarta posizione, ma che bel duello! Bel duello, come diceva il vecchio Joe Di Pillo, sportello contro sportello, prevarso Kree che ha subito spinto i fari, riacceso per segnalare al compagno di squadra che sta arrivando di gran carriera, anche se Shigasaki non sta girando piano, 44.6, ma occhio perché Billy Joe, sempre sul 43, martellando sul 43, sta arrivando. Billy Joe sta facendo davvero una grandissima gara, non fosse stato per quel paio di errori, sta davvero andando forte a livello di passo. Crick non è da meno, ma mamma mia che salto su due ruote. Non la 155, ma c'eravamo vicini. Sì, ma è arrivato adesso, È vicinissimo! Vicinissimo! Billy Joe a Crick! Che ricordiamo, partiva comunque dalla sesta casella Crick, quindi ha fatto un'ottima partenza, però adesso si deve difendere. Ah, Billy prova a affacciarsi! Protegge anche il centro della pista Crick! Attenzione! Deve andare in box, Vediamo, perché magari invece di subire il sorpasso in pista
Siamo comunque all'undicesimo giro di 26, ci stiamo avvicinando alla metà gara qui a Holton Park, primo appuntamento del BMW M3 Historic Championship su Formula Italia Team con Crick al comando, davanti a Billy Joe, poi Shigasaki, Cream, Mr. Chris, ex Dr. House, AM e via via Grava. Tutti gli altri. Grava, mamma mia, Shigasaki, mamma mia, su due ruote arriva il compagno di squadra. Direi che credo ci sarà uno switch, anche perché Cree ovviamente è molto lontano, ma dovrebbe avere il passo per andare qualche decimino al giro più forte di Shiga. Sì, 11 secondi la coppia dei due rispetto ai primi due in classifica, quindi già tanta differenza creata da Crick e da Billy Joe. Tanto sbillo di bua, ma è Mr. Chris. Passa. E allora è proprio Grive, cambio intanto con Cree che viene lasciato andare da Shigasaki, che ora però deve guardarsi piuttosto da Mr. Chris, che non è lontano. Vediamo se riesce a ripristinare un po' la distanza. Comunque Luca, per sorridere un po', è tanto difficile con tutti i nomi molto simili. Oh! Crick! E la gira! Erroraccio! Che erroraccio da parte di Crick, che lascia andare via Billy Joe, che scappa via e probabilmente arriverà Cree molto vicino, che sta uscendo, eccolo lì, in compagnia di Shigasaki ora dalla Druids. Mamma mia, che erroraccio di Crick, che evidentemente sotto pressione ha sbagliato l'inserimento, e la macchina ovviamente quando è arrivato poi sulla ghiaia e sull'erba non ha potuto far altro che girarsi su se stessa e effettuare testa a coda. E occhio, perché Cree a questo punto si vede anche il secondo posto alla sua portata, non è molto lontano e si riapre tutto il discorso del podio, caro Luca. Assolutamente sì, il podio si può ridisegnare in questo momento, quindi con l'errore di Crick che regala di nuovo la leadership a Billy Joe, e Crick che ora torna a vedere la seconda posizione a portata. Sì, e poi soprattutto Luca, la sosta che tra un po' arriverà per tutti, quindi potremmo vedere un nuovo rimescolamento di carte. Occhio, perché Shigasaki lo vedo in difficoltà e dietro si sta riavvicinando Mr. Chris. Sta riarrivando Mr. Chris, ormai lo vede a portata. Vediamo dietro. Shigasaki, attenzione, forse ancora Sanna, grande difficoltà per Sanna in questa gara di esordio. Mentre non vorrei sbagliare, o Chris ha fatto un errore oppure è andato ai box, perché lo vedo con un tempo molto molto alto. Quindi Chris potrebbe essere stato anche il primo a entrare ai box. Teoricamente dovremmo avere il segnale del box, quindi 2-0-2, però potrebbe essere. Avanti per ora tutto normale con Billy Joe che sta scappando via ormai, anche se dietro Chris ha reagito bene all'errore. Luca, non facile rimettersi in sesto. Si è un po' calmato Billy Joe, visto il gap ha cambiato passo, prima girava costante 44 netto, 43 alto, ora sono un paio di giri che va sul 45 medio, quindi ha alzato di un secondo e mezzo. Oh, Dottor House con AM, sono vicini, la compagnie. E dietro invece sto notando comunque che Kuntra, dopo il problema che ha avuto inizio gara, ancora sta girando fortissimo, 44,7. E sta arrivando su Grava. Sì. Credo che tempo due giri lo agguanta completamente. Sta arrivando nei confronti di Grava e davvero sta girando forte, guadagna praticamente un paio di secondi al giro nei confronti di Grava, così secondo me Kuntra può andarsi a prendere anche la sesta posizione. Sì, con questo passo sì, vediamo i due compagni di squadra, AM e Dottor House, vicinissimi. E AM... Oh, lungo! Wow.
No, la chiude bene. La chiude bene, occhio, perché è uscito meglio rispetto a ex Dr. House. E infatti va alzo un passo, Dr. House l'ha lasciato fare. Sì, credo ordini di scuderia palesi. E occhio perché AM, controllo in uscita. Vediamo si stanno riaggruppando, Si stanno riaggruppando un po' tutti. AM, ex Dr. House, grava contra. Davanti intanto 44,4 per Billy, 45,0 per Chris, 6 decimi guadagnati da Billy. E continuano comunque, nessuno si è fermato ai box ancora. E 44,8 di Cree, che gira 2 decimini più forte di Crick ed è a 2 secondi. Comunque di riffa di raffa Luca Billy Joe, che era quello che aveva sbagliato all'inizio, in questo momento si trova al comando in solitaria. Comando in solitaria, sì. Ma più che altro perché Billy è riuscito a contenere l'errore. Cioè inizio gara ha fatto un errore ma non ha perso troppo tempo, mentre poi invece Crick ha fatto un errore, non è riuscito a mantenere la macchina girandola completamente, poi ha perso tantissimo tempo. Contra una parvenza di paraurti anteriore ancora, sembra una Opel Manta troppo la sua BMW. Anzi, io direi anche di andare un po' on board con Contra, perché vedo che sta, infatti si vede anche il paraurti alzato, però sta vedendo una bella fila di piloti che potrebbe essere interessante per lui. Assolutamente potrebbe essere interessante anche per noi. Nel frattempo Spino TV dice: comunque ne dicono di tutte su sto gioco, ma la grafica è ancora attualissima. Cioè, non dimentichiamo che questo gioco credo sia uscito nel 2018. Mamma, che salto! Cosa ho visto? Mamma, che salto che ha fatto Grava davanti a Contra! Mamma mia, un decollo! Monster Jam! Ah, chi si ricorda Monster Jam? E attenzione perché Grava comunque sta andando a riprendere là davanti Dottor House, e quindi credo che ci potremmo prestare ad una lotta. Sia Grava che Contra vanno più forte di tutti quelli. Ancora davanti. Errore. No, forse box? No, ancora errore. E allora passa Grava nei confronti Grava. Di Dottor House e sta arrivando Contra. Sì, Dottor House è difficoltà adesso col ritmo, tanti errori per lui. Vediamo allora Dottor House uscita qui, riesce a rimanere attaccato, potrebbe diventare un ostacolo per Contra, magari non c'è il DRS come la Formula 1, ma stare in scia magari può far diventare un po' più complicato il sorpasso e ti costringe a rimanere alla finestra per un errore. Sì, anche perché comunque il problema è che per cercare di fare un attacco qua bisogna stare veramente vicini già in uscita, e per fare quello devi ritardare tantissimo l'entrata di curva e cercare di essere molto rapido nell'inserimento. Il problema è che con queste macchine, Luca, è difficilissimo fare sia la fase di frenata che la fase di apertura a gas, perché ricordiamo che sono macchine molto vecchie, a trazione posteriore, senza comunque l'aiuto dell'elettronica si fa veramente tanta fatica, tutto manico qua. Manico, sì. Contra intanto vicinissimo, davanti c'è AM che può andare a prendere anche Mr. Chris. Sì, davanti intanto 43,9 di Billy che torna a giocare su 49, intanto c'è doppiaggio ancora per Sanna davanti, mentre arriva anche il suo compagno di squadra Contra, lascia sfidare tutti. Che pelo! E si è girato forse! Sarà quasi forse girato Sanna! Quasi girato! Che comunque rischio che stavano per combinare! Il design dei due compagni di squadra è molto simile, sì, con i paraurti danneggiati. Sì. Dicevo, davanti Billy è tornato su 43,9 per un 45,1 di Cree e un 44,5 di Crick e 44,5 di Cree. Intanto Upip, buonasera, buonasera.
oggi ruote coperte nel menu. È Project Cars 2. Là davanti Grava, dopo il sorpasso al Dottor House, non è riuscito a scappar via. Quello che è riuscito a scappar via è comunque M, se ne sta andando, sta cercando di crearsi il gap. Dicevi se poteva andare a prendere Miss Chris, Miss Christie, ma no, credo che sia no. Difficile. Così no, prima aveva recuperato un secondo e due in un giro e poteva essere fattibile. Occhio Cumbra che si fa vedere all'esterno. Difficile però, qui alla Slow all'esterno, Cumbra fa un grandissimo sorpasso. Bello. Nei confronti di ex Dottor House, che è staccata all'esterno e ora Cumbra si ributta all'inseguimento di Grava. Non facile questo sorpasso, bellissimo, portato all'esterno, veramente la traiettoria era quella ideale, ma poi chiuderla da lì non era per niente semplice e l'ha fatto in maniera eccezionale. Adesso secondo me, io credo che tra questi è il pilota più accreditato per la sesta posizione. Mamma mia che ingresso in sovrasterzo per lui, sta cercando di dare tutto per recuperare da una pessima partenza. 45,5 di Billy per 44,7 di Cree e 45,0 di Cree, mentre Shigasaki va in 45,4. Pit per ex Dottor House, il primo a fermarsi per la sosta obbligatoria. E infatti eccolo qua la telecamera per andare a vedere il pit stop di Dottor House, che ovviamente era molto in difficoltà. Vediamo se c'è anche un rifornimento di carburante. Guardando quanto tempo sta rimanendo fermo, ti direi di sì. Può esserci, dipende un po'. Direi di vediamo, sì. Vediamo. Non so se ha cambiato gomme, può essere che non l'ha fatto, lo sai, Luca? Che può essere pure. Sì, potrebbe anche essere, purtroppo non lo vediamo graficamente. E riparte. Allora riparte ex Dottor House, pardon, non il primo ma il secondo a fare la sosta obbligatoria. Prima l'ha fatta Crisotto, anzi, che tra l'altro vediamo inquadrato all'interno del nostro mosaico. Tanto duello Luca per la sesta piazza con AM che è stato ripreso da Grava. Grava che sta facendo valere il ritmo che si era visto anche nelle primissimi giri prima dell'errore a inizio gara. E dietro c'è Cumbra a 3 secondi da questa coppia. Magari spera anche che possano lottare duramente per riuscire ad avvicinarsi prima, visto che siamo a poco meno di 8 giri dal termine. Mister Cristai Box, mentre AM prende molto il cordolo e alla fine finisce per perdere la vettura. Vediamo se Grava prova ad andare all'attacco alla Old Hall. Molto vicino, però in questo momento sembra non intenzionato a farlo. Continua a farsi vedere, mentre dicevo è arrivata anche la sosta per Mr. Chris. E quindi occhio anche davanti con Crick e Billy Joe. Molto aggressivo Grava adesso, Sa che non deve perdere tempo, probabilmente anche conscio del fatto che ha più ritmo di AM e che tutto sommato il fatto che diventa difficile perché è a 18 secondi la Shigasaki davanti, le posizioni sono cristallizzate. Posizioni cristallizzate e Billy Joe continua 44,9 nell'ultimo passaggio, ora fa 45,1. Continua ora a riaprire un po' il gap nei confronti di Crick, che si ferma a 45,2. Attenzione perché ha sbagliato Grava, Si è girato Grava! Sì. Si è girato eccolo Grava! Qua, eccolo! Sì. In uscita dalla Islop. All'uscita dalla Islop, quasi in ingresso della Kinkerbrook. E regala la sesta posizione virtuale in questo momento a Cumbra, che così adesso sarà lui alla caccia di AM, ma credo che ancora tutti devono fare la sosta e sto vedendo tanti segni rossi vicino ai nomi, quindi tutti stanno rischiando abbastanza quei limiti della pista. 45,3 per Cumbra in questo passaggio contro il 45,6 di AM,
tre decimi quindi guadagnati da Cutra, che ora deve rimontare 2 secondi e 9. Mamma che aggressività Crick. Mentre Chris è andato in box adesso, quindi prima Luca credo che ci sia stato un errore, perché l'ho rivisto riandare in box proprio per fare la sosta con i meccanici. E vediamo quando si fermeranno davanti, perché il contagiri continua a scendere, 20 di 26. Vediamo Billy Joe, che secondo me potrebbe essere anche l'indiziato a fermarsi adesso, perché comunque hanno fatto 2/3 di GP. E per fare l'ultima tranche di gara potrebbero pure pensare a questo giro. Beh, sicuramente il pilota che ha anche margine sugli altri per poter uscire in una posizione relativamente tranquilla. Invece continua Sbino TV, fanno come Albon. Attenzione, può essere. Per come abbiamo visto le gomme, Luca, abbiamo provato anche noi un po', no? In questo pomeriggio a riabituarci anche un po' a queste vetture, le gomme diciamo, sono tanto dure, e poi dopo comunque quando le scaldi forniscono prestazione ottima dall'inizio alla fine, quindi i piloti possono fare un po' anche come Albon e fermarsi all'ultimo a questo punto. Quando è tornato un po' sotto Crick, che era oltre 10 secondi, ora è 8 e 4. 45,3 per Billy, 44,8 sia per Crick che per Cree. Che dall'errore Crick ha ritrovato ritmo. Non parlo più. E comunque Luca gira e rigira. I tre che avevamo visto più veloci durante le prove libere sono i tre che adesso stanno comandando la classifica, al netto comunque di tanti errori fatti soprattutto da Chris e dal drive-thru che ha dovuto fare Cree. Oh! Oh mamma mia, attenzione che sta rischiando tanto Crick adesso. Anche se il distacco da Billy Joe non ne sta risentendo in maniera molto pesante, al netto di quanto visivamente sembri un errore spettacolare. Davanti a Cree c'è Chris, che si farà da parte adesso. Infatti si fa passare qui sotto, lo vediamo inquadrato nel nostro mosaico di stasera. Occhio perché forse va in box, infatti box per Cree. Box per Cree, vediamo quanto dura la sosta. E soprattutto vediamo se cambia gomme, ma non credo, ormai essendo arrivati così rapidi. Infatti no, solo piccolo rabbocco di carburante. Sì, solo un rabbocchino. Ah, un po' indecisa la partenza. Sì. Solo un piccolo rabbocco per Cree che tiene queste gomme. Mentre AM stava arrivando, ma pista libera per lui, quindi credo che adesso questa chiamerà l'entrata in box di Crick e di Billy Joe. Sì. Billy Joe è più tranquillo, ma Crick non può permettersi un undercut. Undercut è anche vero, tra l'altro relativo, perché se le gomme sono buone adesso piuttosto Crick ha una zavorra. Sì, e soprattutto un'altra cosa, bisogna capire quanto carburante hanno messo, perché magari adesso può esserci anche il dubbio che qualcuno rientri prima, mette poca benzina perché comunque l'aveva conservata già un po' anche per arrivare in fondo, quindi anche il peso benzina potrebbe influire. Nelle soste ancora un filo lungo. Crick alla Druids, non è la prima volta che si prende uno spaghetto. Box per Billy Joe. E allora molto probabilmente arriverà la sosta anche per Crick. Mentre si ferma il leader, nessun cambio gomme. E sarà sicuramente anche per lui uno splash con un po' di traffico per Billy Joe. Un po' di benzina, un po' tanta benzina, tanta benzina, sì. Non vorrei che... sì, l'ha messa di più, molta di più rispetto a Cree. Occhio perché ha perso un sacco di tempo. Attenzione perché
Vediamo, Cree È era Cree un sul paio di traguardo. secondi. Occhio perché se Cree ha la gomma calda e ora Billy deve scaldarla. Attenzione, È eh! Cree ritornato in gioco, eh. è arrivato, guardatelo, è qui. E non è molto distante, credo 2 secondi, sì, 2 secondi la grafica ci dice più o meno. Box anche per AM. E Box per AM, questo. credo arriverà anche la sosta per Crick. A questo punto per Crick la curiosità è quanta benzina metterà. Io credo che a questo punto Creek ha anche la carta in regola per cercare di passare davanti a Billy Joe, eh. Perché tra Billy Joe e Creek c'erano 9 secondi e Billy Joe e Cree erano 11 secondi e mezzo. E quindi adesso con una differenza di 1 secondo e mezzo, Billy Joe ha perso nei confronti di Cree 10 secondi, che era più o meno il distacco che aveva Creek. Attenzione! È vero. Vediamo cosa farà Crick con la strategia. Oh! No, ecco. Direi che adesso io non vorrei che abbia finito Ha un le problema. gomme. Lento a rientrare, eh. Sì. Ok, al netto dell'errore, ma vediamo. Ovviamente benzina. E Niente riparte gomme. subito. Splash and go! Avrà messo uno sputo di carburante. E vediamo Billy Joe sta arrivando adesso. Attenzione perché sta uscendo Crick. E sono Perché praticamente. è Infatti dietro perché passano. toglie il limitatore adesso. Quindi Crick è terzo alle spalle di Cree che si riprende la seconda posizione ed è a 1 secondo e 1 da Billy Joe per giocarsi la vittoria negli ultimi 3 giri della gara. Luca, credo che l'indecisione di Crick nel preimpostare le varie cose ai box abbia fatto perdere quella vittoria che probabilmente poteva prenderlo in pista, perché dall'errore all'indecisione all'entrata dei box ha perso un minimo minimo 5-6 secondi. E allora Billy Joe con 1 secondo e mezzo di vantaggio cerca di allungare un pochettino nei confronti di Cree. Box anche per Grava, Arriva in ovviamente, box che è per rientrato in Grava. box. Sbuca da dietro con i fari accesi, Crick. Ma è troppo lontano. Quasi 4 secondi da Billy. E Kuntra quarto ancora non si è Ma non vorrei fermato. che Kuntra si è fermato prima per riparare gli danni, quindi ha fatto già la sosta. Non lo so perché prima avevo visto che era entrato insieme ad altri tre, che ovviamente erano Cree, Grava e AM, che dovevano scontrare il drive-thru. Vediamo, vorrebbe magari approfittare al penultimo giro cercando di limitare i danni. Nel frattempo Billy Joe va a chiudere il suo primo giro veloce dopo la sosta ed è un 44 e 0 per 44 e 6 di Cree, 6 E decimi. scappa via. Un secondo e mezzo di vantaggio per Billy nei confronti di Cree. E si sta staccando anche Crick che è a 3 2 secondi e 6 da Cree. Sì, Crick ormai credo che non possa più duellare perché deve portare di nuovo in temperatura la gomma e ormai è un distacco troppo grande. Credo che il podio l'abbiamo più o meno scritto, caro Luca. La curiosità è capire se Kuntra rimane quarto e quindi ha fatto il pit stop al primo giro e ce lo siamo persi, o effettivamente deve fare il pit stop come obbligo, insomma. Guardando i danni che aveva, ho il dubbio che potrebbe essere fermato a riparare alcuni dei danni, ma non tutti, e quindi aveva ancora il paraurti, comunque l'anteriore abbastanza danneggiato. Continua ad allungare Billy nei confronti di Cree, sale a 2-3, 2-2 il vantaggio nei confronti di Cree. Che ha mollato qualcosina. Credo che comunque il secondo posto per Cree vada più che bene dopo come si era messa il Gran Premio per conto del drive-thru. Assolutamente sì, va più che bene visto l'inizio, però questo fa capire che Cree potrebbe essere il
grande favorito. A livello di passo gara non ho avuto un super passo. Guardando però poi la strategia, viene il dubbio che avesse un po' più benzina degli altri. Ah sì, può essere. E poi soprattutto al primo giro aveva accumulato 3 secondi, quindi si era involato proprio nel primo giro prima di entrare in box. Comunque in questa parte di Gran Premio Billy Joe sta andando via 43.9, sta entrando nel suo ultimo giro. Andiamo a vedere Kuntra se si ferma. Non si ferma, non si quindi ferma. No, aveva fatto il pit stop al primo giro, caro Luca. E quindi aveva fatto il pit stop Kuntra in quarta posizione. Rimette in piedi quella che sembrava una gara molto storta per la sua squadra, con Sanna che è in undicesima e ultima posizione. Sì, ce la siamo persi con tutti i pit che c'erano stati al primo giro, e la maggior parte erano stati per drive-thru. Kuntra invece si era fermato proprio per mettere quello sputo di carburante che serviva per finire la gara. Quindi alla fine ottima strategia da parte sua, che dall'ultima posizione della qualifica è risalito praticamente ai margini del podio. E allora Billy Joe in uscita dalla Britain affronta l'Hilltop, poi in discesa verso la Islop e poi la Kinkerbrook in onboard con il motore della sua M3, salita del City Hall, 13, 14, Water Tower, Druid's Corner, la curva dei druidi, e poi il Warwick Bridge per andare poi alla staccata dell'ultima curva, la Lodge Corner, e poi la Deer Leap, che però porta già sul traguardo, perché Billy Joe va a vincere il primo appuntamento del BMW M3 Historic Championship su Formula Italian Team. Lo fa davanti a Cree, che chiude in seconda posizione, a Creek 73 che completa il podio e chiude terzo, ma è superbo Kuntra che con un grandissimo passo riesce a chiudere in quarta posizione una gara che poteva davvero essere compromessa. Via via arrivano anche gli altri, arriva inquadrato in questo momento Shiyasaki in quinta posizione, poi sarà la volta di Mr. Chris, di Grava, di ex Dr. House, di AM, di Crisotto e alla fine di Sanna. Sì, una gara, Luca, molto molto emozionante nella fase finale del Gran Premio, dopo una parte centrale nella quale era stato un dominio di Billy Joe, che aveva fatto pochissimi errori approfittando dell'errore di Creek. Ma poi dopo l'errore al pit, secondo me, di Billy Joe ha spalancato di nuovo un po' le porte a Creek e a Chris per cercare di vincere il Gran Premio. Ma alla fine della fiera ha avuto ragione proprio l'ex campione della Sport League, che si conferma nel primo appuntamento, in un appuntamento molto molto interessante e molto divertente, aggiungere. E Mark in chat dice: ritorno con vittoria per Billy Joe. Pam, pronti via, 25 punti. Vai. 25 punti significa iniziare comunque bene bene la stagione, ma vedendo il calendario, vedendo comunque le prossime gare, sarà veramente difficile comunque ribadire, perché ci sono tanti piloti molto veloci, dal quale Creek, Kuntra, credo che ci possiamo veramente divertire. E allora quella che vedete in sovraimpressione è la classifica finale, con Billy Joe che vince con 6 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di Creek, poi Creek completa il podio, Kuntra, Shiyasaki, Mr. Chris, ex Dr. House, AM, Chris, Sanna, e c'era Shiyasaki che però si è scollegato ed era in quinta posizione in questa... No, pardon, Shiyasaki c'è, manca qualcuno? Manca il settimo, manca il settimo, sì. Ah, ok, sì. Che dovrebbe essere... Aiuto... Kuntra, Shiyasaki, Mr. Crisit, Dr. House, AM, Chris, Sanna... Manca Grava, ecco. Quindi Grava, che invece aveva chiuso in settima posizione. Bene,
direi che siamo in conclusione con questa grafica dei risultati finali. Noi vi ringraziamo e vi ricordiamo ancora gli appuntamenti del calendario di Formula Italian Team, che ora si ferma per le festività pasquali per poi tornare in pista giovedì prossimo con la gara della Master League, che sarà seguita dall'ultimo appuntamento stagionale ad Abu Dhabi della Prime League per la chiusura definitiva della stagione su F1 2021 per quanto riguarda i campionati FIT. Ma rimanete sintonizzati perché arriveranno anche le finals, mentre ogni giovedì, ovviamente non sempre coperto dalla diretta, visto che per esempio nell'occasione di giovedì prossimo cadrà in concomitanza con la gara della Master League, ovviamente continua anche il BMW M3 Historic Championship qui su Project Cars 2. Prossimo appuntamento fra 7 giorni, sempre qui sul canale di Formula Italian Team. Mi raccomando, rimanete aggiornati. Io ovviamente vado a ringraziare come sempre Jacopo Rochita per essere stato qui al mio fianco. Grazie a te Luca e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. E allora non mi resta altro che augurarvi la più sincera buonanotte e ovviamente buona Pasqua e un grande abbraccio a tutti voi. Ciao. Ah, lunedì c'è, scusate ragazzi, prima che andiamo via. Avevo perso un messaggio in chat da parte di Mark che ci dice: spoiler, lunedì c'è la Easter Egg. Bisognerà vedere in che condizioni torno da Pasquetta. Dobbiamo dirlo con grande questo dobbiamo dirlo con grande chiarezza. Detto questo, ancora una volta un abbraccio a tutti e un caro grande augurio di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Noi ci ritroviamo lunedì